Sono Margherita Fumero, attrice da un po' di anni, non diciamo quanti, quasi anta, ecco, questo lo posso dire anche perché ho iniziato a 14 anni. Tanti ragazzi mi telefonano oppure mi chiedono, mi fermano per la strada, mi chiedono, io vorrei fare l'attore, vorrei fare il ballerino, voglio fare il cantante, cosa posso fare per realizzare il mio sogno? È semplice. Prima cosa, scegliere la scuola giusta. Perché è molto facile perdere tempo. Sono ragazzi che passano da una scuola all'altra perché non sanno bene che cosa vogliono fare. Quindi avere le idee chiare. Quindi vi consiglio, cercate una scuola giusta. Non passate da una scuola all'altra, continuate a fare le cose precise. Cercate una scuola giusta, cercate di sapere chi sono gli insegnanti, cercate di sapere che cosa fanno i ragazzi che hanno terminato la scuola, se lavorano, se non lavorano, che garanzie può dare la scuola. E vedrete che se voi tirate fuori la grinta, la volontà, con l'aiuto di insegnanti giusti, riuscirete a realizzare il vostro sogno. Io ve lo auguro di tutto cuore. Un'altra cosa molto importante è saper stare sul palcoscenico o davanti a una telecamera, che non è molto facile, ve lo dico proprio col cuore. Nel scegliere la scuola dovete stare anche molto attenti a scegliere il programma, un programma che preveda anche delle lezioni esterne, delle lezioni davanti a un pubblico, se si vuole fare teatro, quindi davanti a un pubblico teatrale, perché imparate anche a gestire le vostre emozioni. Voi dovete davanti al pubblico dare delle emozioni e allora vi accorgerete che riceverete anche emozioni. La stessa cosa davanti a una telecamera, lo so che è più difficile perché non avete il pubblico che vi incita o che vi dà emozioni, però dovete riuscire lo stesso e questo si impara proprio con praticamente. E bisogna stare molto attenti, scegliere una scuola che preveda anche questo. Io ho avuto, per esempio, molte esperienze cinematografiche, televisive e sul palcoscenico. E devo dire che sono modi diversi di recitare, quindi dovete anche cercare di imparare, perché una volta, non so, c'era l'attore teatrale, faceva solo teatro tutta la vita, quello cinematografico faceva solo cinema. Adesso invece bisogna sapere fare tutto. Però saper far tutto non vuol dire recitare sempre allo stesso modo, perché sono tecniche diverse, quindi dovete anche scegliere una scuola che vi permetta di fare anche queste tecniche, come si recita davanti alla telecamera, come si recita davanti sul palcoscenico o come si recita davanti a una macchina da presa. E questo io adesso ho parlato dell'attore, ma la stessa cosa vale per il ballerino, per esempio. Chiaramente si balla in un modo diverso in televisione da come si balla su un palcoscenico. O si canta diverso in televisione da come si canta sul palcoscenico, potete imparare a usare il microfono oppure invece dovete, in certi posti dovete recitare o cantare senza microfono. Un'altra cosa, bisogna avere ormai, come dicevo prima, bisogna avere una preparazione in tutti i campi. Quindi tutti i campi non vuol dire solo, prima ho detto, saper recitare o ballare o cantare davanti alla macchina da presa, davanti alla telecamera o sul palcoscenico. Ma sapere fare tutte e tre le cose, perché se si sa fare tutte e tre le cose, si ha opportunità di lavoro. Io per esempio sognavo di fare la cantante, volevo fare la cantante, poi magari la vita mi ha portato più a buttarmi sulla recitazione, però amavo anche cantare. E quindi cercate di fare tutte e tre le cose. Il mercato italiano dello spettacolo richiede sempre di più la completezza, richiede da un artista che sa fare tutto. Non si può più come una volta che sapevano fare solo recitare, solo ballare o solo cantare. Ormai devono saper fare tutto e tante cose nel settore. Cioè non è che basta so muovermi un po' e sono un ballerino. Ballerino deve sapere ballare dal classico al moderno, deve sapere tutto, sapere fare qualsiasi cosa che viene richiesta, deve dire io so ballare e so ballare, se no questo sì, questo no. Il cantante deve sapere cantare musical, deve sapere cantare addirittura dei pezzi d'opera, diciamo magari anche semplici. Qualcuno magari dice a me piace invece la musica leggera, magari voglio andare a Sanremo, però andrò a Sanremo ma con una preparazione alle spalle come attore e come ballerino. Quindi dico a tutti di cercare di imparare tutte queste discipline se volete lavorare. Perché ormai si richiede questo. In America è tanti anni che si chiedevano queste cose. Poi noi dicevamo, gli attori americani sono più bravi. Certo, perché sapevano fare tutto. Noi italiani invece eravamo proprio legati a settori che ormai non si può più. Se si vuole lavorare, si deve sapere fare tutto, altrimenti si diventa disoccupati.
Non è poi molto difficile riuscire in questo mestiere, lo dice una che appunto è tutta la vita ha fatto solo sempre questo, però naturalmente bisogna avere autodisciplina, avere volontà, una bella preparazione e poi tirare fuori la personalità, il carattere, la grinta. E questo quando uno si sente sicuro di avere alle spalle tutte queste cose di preparazione, naturalmente verrà fuori anche la personalità, perché bisogna stare anche molto attenti a questo, perché certe scuole impostano tutti allo stesso modo, quindi chi esce da quella scuola si è un po' inquadrati, mentre la buona scuola deve cercare di tirare fuori la personalità all'allievo. No, non siamo tutti uguali, ognuno deve essere personale, con grande personalità. Più tirerete fuori la vostra personalità e più possibilità avrete di fare carriera. Io naturalmente continuo a fare sempre il mio mestiere perché è la mia vita, ma accanto a questa mia grande passione di televisione, di teatro, in televisione non so, forse se guardate Camera Caffè, sono a banda di Camera Caffè e ho rifatto una nuova coppia con Enrico Beruschi dopo anni che avevamo fatto Drive-In e adesso facciamo io e Margherita, una sitcom, sono 80 puntate. Ma vicino a questa passione, io ne ho un'altra, adesso ve lo confido, io amo molto insegnare. Ho iniziato da subito, appena finito la scuola ho cominciato a insegnare, perché mi piace insegnare ai ragazzi, mi piace vedere l'entusiasmo dei ragazzi, perché anche loro mi danno entusiasmo. Vedere loro così che fanno con passione questa cosa, mi entusiasmo anch'io e loro dicono che io do a loro anche tanta passione. Quindi se volete saperne di più, io ho trovato una scuola dove io mi trovo benissimo, quindi non so, venite magari a trovarci. Senza impegno, perché potete sceglierne anche un'altra. Io sono alla Gypsy Musical Academy, noi abbiamo dei corsi in accademia, abbiamo dei corsi professionali, serali, abbiamo dei corsi amatoriali. Per me è la scuola giusta, dove gli allievi mi stanno dando tantissime soddisfazioni. E vi aspetto qui. Se voi avete, non so, dei dubbi, volete avere dei consigli su questa carriera, io sono qui pronta a ricevervi e magari togliervi tutti i vostri dubbi.